radiazioni. Dobbiamo fare il giro. Seguimi e mantieni. Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Questa è la missione che a me è piaciuta di più di tutti i Call of Duty. Si chiama mimetizzazione perfetta. Ricordiamo che siamo su Call of Duty 4. Esatto. Oppure Call of Duty Advanced Warfare. Qua, qua non sei più attenzione, attendi. Quando sei sub sei capitano Price, quando sei in Ucraina private. Esatto, naturalmente non preoccupatevi, quando uscirà la versione rimasterizzata La rifaremo sicuramente. La riprenderemo tutta perché è il gioco più figo che abbia mai giocato. Qua in pratica dici grazie alle vostre, alle nostre tute non riusciranno a vederci. Perfetto, lui sì, sei un cespuglio. Esatto, guardate come è vestito, cazzo. In pratica il gioco è anche ambientato in una città vera, Pripyat, Ucraina, dove è scoppiata la, la centrale atomica, Chernobyl, esatto. Quei posti lì esistono veramente, quindi vedete già l'ambientazione è realistica, sì, questa è già una figata. Più e tre esatto. Qui guardate che figata, adesso in pratica lui cosa sta facendo? È pazzo? Praticamente io devo uccidere uno senza che quell'altro stia guardando, perfetto. Uno e quell'altro lo uccide lui, guarda che roba. Visto che si rotola. Good, in inglese ragazzi è il top sta missione, perché dice, invece di buonanotte dice good night, perfetto. Adesso, insomma, mi piace di più in inglese. In inglese dà un'altra cosa. Diciamo che ci hai giocato molto di più. Ma sai perché? Perché è proprio un'americanata, capisci? Cioè, l'americanata in americano è più figo. L'americanata in americano. Quattro bersagli all'interno. Non pensarci nemmeno. Don't even think about it. Non mi ricordo tutti i cosi a memoria, ragazzi. Ecco, qui mi dice praticamente che c'è un tizio vicino all'auto e posso decidere se ammazzarlo o meno. Chiaramente lo ammazzo. Perché? Perché mi sta sulle palle. Lì ti fa decidere. Ti fa decidere o, o aspetti che vada in casa o lo ammazzi. E tu lo ammazzi. Io lo ammazzo, io ammazzo sempre tutti. E se prendi e tiri una granata in casa. No, io lì dentro non ci vado. Perché se ci sono i cani. I cani si svegliano subito. Aspetta, è la meta. Cosa? Nemici tra lei? Perché? Perché? Ecco. Mi sei andato a scoprire. Che coglione. Che cazzo. Un cane. Si ammazza. Ecco. Che stupido. Perché? Sai perché? Perché mi ha scoperto? Dimmi perché. Perché sei stupido. No, non può. Non va a scoprirmi, cazzo. Sei andato avanti senza di lui. Vabbè ragazzi, siamo tornati al punto di prima. Adesso in teoria mi ha visto con l'ama. Vedi, muoverti. Non muoverti. Vedi che ti dice che c'è una vedetta sul campanile della chiesa. Quindi andiamo qui. E fucilazzata, perfetto, ottimo. L'hai preso anche in testa. Boh, chi se ne frega, non importa. L'importante è accopparlo. In più c'è una pattuglia davanti a noi in teoria adesso. Eccolo là. Eccolo là, vediamo cosa mi dice MacMillan. Lascialo passare. Sempre la scelta a te. Sempre la scelta. La mia scelta quale sarà? Sparateli in testa. Ok ragazzi, bersaglio abbattuto. Via, ottimo, GG. Cioè da tanta scelta a te, ma in realtà è ammazza. Ammazza, sì, tanto. Perché dovrei lasciarlo passare? Perché? Qua figata sta missione ragazzi. È troppo una figata epica. Aspetta che prendo la pistola per entrare in casa, perché mi sento più a mio agio con la pistola nei posti stretti. Ok, guardiamo in alto come fa lui, tanto non c'è nulla. Ah, vi dico un piccolo segreto. Se andate qua sopra trovate un computerino di quelli che poi alla fine vi daranno i trucchi. Se li prendete tutti 30. 30, sì. Esatto, 30 o 40, 30. Non mi ricordo quanti ci sono. 30, 30, 30. In media un 4 per missione, se non sbaglio. Sì, una roba del genere. Ma questo qui è il pezzo per finire. Elicottero nemico, stai giù. Ti muovi. No, sono giù. Dov'è? Eccolo lì, non ci ha visto perché siamo dei cespugli viventi. Ma quel cespuglio ha un'arma? No. E buon, come fai a vedere? Guarda come sono. Cioè, sì, sono in mezzo all'erba alta, tutto esatto. Sei erboso. E ragazzi, questo ragazzi è uno dei pezzi che mette più ansia in di tutto tutti. Il gioco. Cioè, è una figata pazzesca. Chi ci ha già giocato sa di cosa sto parlando. Quelli che non hanno ancora fatto. No ragazzi, adesso cerchiamo di non parlare per farvi vivere esattamente l'emozione dell'audio del gioco proprio. Fallo direttamente al fatto regolare. Non ti mosse.
Coglioni! Coglioni! Adesso basta colpirla, si giri. No, non si girano. Perfetto, avete visto che figata non è sta missione? Ma è la verità, la prima volta che l'hai fatta. Mi sono cagato addosso. Ma soprattutto sei passato sopra il carro armato. Esatto, esatto, praticamente non messo troppo laterale e il carro armato mi era passato sopra. Vabbè, succede. Questi? Ah, ora mi ricordo. Non smettere di ricordarti. Ora mi ricordo, ragazzi. Neutralizzarli senza insospettire gli altri non sarà facile. Ma non lo è neanche passare inosservati tra loro. Tocca a te. Allora, praticamente, lui dice, non uccidere quei due lì, però fai una cosa, uccidi questi due. Senza però che uno veda l'altro, pertanto prima uccido questo, poi uccido questo. Ok, quei due lì non si sono accorti. Non sparare i due vicini al camion, perfetto. Senza farsi vedere adesso, dobbiamo toglierli di mezzo contemporaneamente. Ok, infatti vedete, lui si sposta, sempre con modalità verme, vedete, la modalità verme è quella. Praticamente adesso io colpirò quello di sinistra, lui quello di destra, faremo un fuoco incrociato. A spara non appena sei pronto e fuoco! Ok, good night. Let's go. Che figata, ragazzi. Che questa missione però... in inglese? La metterò, sì, naturalmente in inglese perché è una figata in inglese, ragazzi. Infatti vuoi prendere un elicottero, un nemico? Sì, ti vedono tutti. Noi siamo... Praticamente vi spiego cos'era questa missione. In pratica noi siamo degli infiltrati, come avete capito, nel territorio nemico, perché dobbiamo andare in una sorta di... Vai. È tuo. Olè. Let's do this. Perfetto, praticamente andare in un palazzo dove c'è eliminare praticamente una persona. Un nemico, esatto, uno dei boss nemici con i boss nemici. Sì, un semplice calibro 50, esatto. Via. Che metto lui via, Perfetto, andiamo. Rimani nascosto. Ok, vado nell'ombra. Altro segreto, lì c'è un altro computerino. Se andate lì e uccidete tutti, riuscite a prendere un computerino. Esatto. Attenzione, se vi fate beccare siete praticamente morti. Fottuti. Esatto. Andiamo avanti. Anche questo pezzo è super ansia, Vi farò vedere adesso. Ah, è vero, ma vedi che adesso, man mano che fai la missione, mi ricordo anch'io. Ma ricordo tutta, cazzo, ancora prima di farla. Guardate, ok. Go! Via! Oh signor, combinate. Oh, Milian, che facciamo? Dai cazzo! Dai cazzo! Lui sa meglio di te quello che sì, ma muoviti, porca troia! Stenditi. Ok, perfetto. Passare dentro il convoglio. Prima si è passato vicino. Adesso sotto il convoglio. Ok, cioè, in mezzo, siamo in mezzo a loro. Non so se mi spiego. Fortuna che hanno messo tipo questo, c'è cioè questo convoglio di camion. Lunghissimo. Sì, fortunatamente. Vedete, sta arrivando un camion. Lo useremo come copertura. Perfetto. Sempre tanto. Se... Ecco qua io ho fatto una delle mie cazzate. Ho detto ma che senso mi vedono se spara uno? E mi hanno visto. Infatti sentite cosa dice fra poco Capitano Macmillan. Dice una cosa che è proprio è adatta a me, ecco. Ma perché si fermano tutti quanti qua i camion? Cioè. Aspetta Cobra. Quando se ne vanno, striscia fuori e resta giù. Io sto fermo, Milian. Io aspetto te. Che cazzo facciamo adesso? Non fare stupido. Don't do anything stupid. Ecco. Stupido coglione. Smettere di infilarmi la pistola sopra il culo. Adesso ti infilo la pistola sopra il culo, io Milian. Dai, andiamo via da qui. Aspetta. Ok, oddio, ho paura io. Vai. Ok. Via. Guarda come corre. Ok, perfetto. Fermo immobile, ottimo. Non ci ha visto nessuno, perfetto. Ci mancherebbe, se no eravamo già morti. Sì. C'è una vedetta, ragazzi. C'è chi, non scalano più in centro, il quarto piano davanti a noi. Qual è il problema? Aspetta che mi stendo, così non mi vede. Ole, splendido, good job. Sono portati lì. Eh sì. Eh già.
Altro segreto, ragazzi, come ha detto Rinnegan, là sopra c'è il... un altro portatile, se bisogna arrivarci un po' un casino. Esatto, no, boh, basta saltare, andare su per le scale, ma adesso non stiamo qui a prendere i portatilini, ma continuiamo con la nostra missione. Fortuna che ci sono tutte queste LED buttate lì. Non so perché buttano via LED in Ucraina. Perché tu per arrivare e saltarci sopra. Ah, ok. Guardate anche l'ambientazione, ragazzi, fighissima. Cioè, il fatto che tutta la città è abbandonata, ma è veramente così. Sì, ma è veramente abbandonata. Cioè, Chernobyl, guardate un documentario. Questo è un pezzo figo. Lascialo perdere, è un cane randagio. Lascialo perdere un cane randagio, ma... Ah, ragazzi, è vero, è vero, è vero. Se è vero. Uccidete il cane randagio... Il cane randagio, se lo uccidete... Esatto, fa quel rumore strano, stupido che fanno i cani. Non sembra molto amichevole. Si chiama guaire. Esatto, guaisce. E nel momento in cui guaisce, altri cani lo sentono. Pertanto poi i nemici verranno avvertiti, diciamo, dai cani. Quindi siete fottuti. Guarda, guarda come mi rugna quel cane. Lì non ti faccio niente, vado via. Mangia pure la tua carogna. Va via, va via, va via, va via. Ecco, altra cosa che dice adesso, quando entreremo nel palazzo, è una cosa che... cioè, veramente... quello che dice è veramente esistito, esiste veramente. Sì, è successo. È successo, in pratica lui fra poco dice che qua hanno vissuto 50.000 persone. Sì, ma perché spoileri tutto? Lo leggono fra un attimo. Ma perché mi piace spoilerare. Vabbè, dai, non dico niente, dai. Guarda che posto. Nel tempo ci vivevano 50.000 persone e ora è una città fantasma. Non ho mai visto nulla del genere. Se vedete un documentario su Private Ucraina, è una figata, c'è stato anche, hanno fatto anche un servizio. Scusami, fermati, torni indietro, torni indietro, torni indietro. Cosa c'è? Guarda a destra. Cioè, guarda che poco inquietante. ha fatto un servizio anche quello delle Iene. E là, pensate, che sono passati non so quanti anni da quando è esploso Chernobyl e c'è ancora un tasso di radiazione tale che sono andate lì per più di... qualche ora morite. Grazie al cane. Cioè, oddio, che bello. Ma sono passati tantissimi anni. Sai cos'è? Per quello che nessuno usa. Dicono che è pericoloso nucleare. Se succede qualcosa, è un casino. Ecco qua, ragazzi. Ma praticamente la missione è aggiunta al termine. Non ancora. Sì. No. Ma finisce la missione. Praticamente, ragazzi, la missione successiva mi pare che dobbiamo andare in uno di questi palazzi e uccidere, appunto, vi dicevo, uno dei boss dei nemici. Ecco l'hotel. Questo è l'hotel, appunto. Da lì noi dovremmo andare a sparare col calibro 50. Quindi, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. La missione più bella è sicuramente questa. Mi mette in azione perfetta. Ciao a tutti. E al prossimo video.